Ciao ragazzi, benvenuti qua in un nuovo mega video. Oggi siamo tornati con un nuovo video sempre su Rainbow Six. Ma oggi, come sapete, dato che a me mi piacciono portare tutte queste novità tramite il cellulare, ste porcate varie, raga, dopo aver trovato queste dannate cuffiette dove ho spiegato ai miei follower su Instagram il motivo per cui non le trovavo, perché erano nella frutta, raga, cioè le mie cuffiette si trovano nella frutta, non si sa perché. Comunque, seguitemi su Instagram per vedere tutte le mie storie molto molto interessanti. E niente, io sto registrando qua, tu dici box, sei cretino se ti metti le cuffie con un'applicazione che non sente niente. Assolutamente no, semplicemente perché sto registrando il microfono con questo. Ciao ciao. Con questo qua. The gate? Comunque, questo è il mio desktop, io tengo pure un desktop sopra un telefonino. No, è il mio sfondo, raga, con il bellissimo Buck e Frost. Oggi andremo a vedere, raga, come creare, non so come cavolo intitolato il video, come creare le tattiche su Rainbow Six tramite il vostro cellulare. Cioè, spettacolo, raga, spettacolo. Sta cosa me l'hanno insegnata alcuni amici e mi è venuto, dice, ma oggi devo fare il video, vediamo che cosa ne pensano i miei cari bellissimi subscriber. Allora, ragazzi, innanzitutto dobbiamo andare su PlayStation Store, andare su questa roba qua e cercare R6S Tactics. E vi apparirà chiaramente questa cosa qua, R6 Tactics. Voi ci cliccate, chiaramente io già l'ho installata e voi ve la scaricate. Pesa peggio delle loro madri, raga. Pesa tipo 50 MB, cioè cosa da fare, in altro poco pesa più una patch di Rainbow Six che non l'intera applicazione. Cioè veramente cose dell'altro mondo. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Ce l'andiamo a vedere, perché chiaramente io l'ho scaricata, porca vacca. E andiamo. Benissimo ragazzi, quando aprite la vostra bellissima applicazione vi troverà questi schifi, raga. Vi troverà questi schivi, quindi Bank, Bartlett University, Border, Chalet, Clubhouse, Coastline, quelle e quell'altra. Quindi voi vi andate a selezionare la mappa che più vi interessa. Per esempio, mo soltanto per farvi vedere, mettiamo ma una tanda a Chalet. Mettiamo lo Chalet della montagna. E come vi appare, eccola qua la mappa dall'alto, ragazzi. Quindi vedete, se voi a destra, raga, in alto a destra c'è scritto first floor, che significa appunto primo piano. Poi potete andare a basement, piano terra. E come vedete, raga, vedete qua c'è il, da questo lato qua in alto c'è il garage, da qui da sotto, raga, c'è la rimessa motoslitta, cioè raga, è una cosa fighissima. Mo come facciamo a creare le tattiche, ragazzi? Come facciamo? Allora, se voi andate sul più qua in basso a sinistra, mi appaiono queste cose bellissime. A sinistra abbiamo attackers, a destra abbiamo defenders. Quindi noi ci andiamo a mettere, per esempio, volevo dire che Ash deve entrare, anzi no, Ash, più che altro, non ne ho idea, montagne, per esempio montagne, ci andiamo a mettere l'icona di montagne tipo qua, allarghiamo, porca vacca. Ci andiamo a mettere montagne qua, perché sappiamo che montagne deve entrare per primo, per esempio, era per fare un esempio, raga. Poi ci mettiamo dietro kick up, ci mettiamo termites, perché dietro va termites, perché in teoria ha aperto la rimessa motoslitte. E a fianco a termite abbiamo toucher, per esempio, che questo qua sta qua sopra e dai, sta qua sopra, che sta proteggendo un eventuale attacco di questo qua, perché voi sapete che al first floor di solito si buttano sempre da questa finestrella qua. E porca vacca, non riesco manco ad evidenziare. Ok, questa qua, questa finestrella qua, si buttano sempre come i cretini e fare all'attacco, che si buttano a fare le tattiche. Vabbè, comunque, hai finito di fare i disegnini? Togli. Oh, no, perché sono scomparse le... No, perché? Vabbè, raga, sono un cretino, mi sono scomparsi tutti i cosi. Comunque, potete mettere quindi attackers and defenders. E in più potete aggiungere i gadget. Per esempio, qua abbiamo i gadget di coloro che attaccano e i gadget di coloro che difendono. Per esempio, vogliamo dire che Ibana deve spaccare sto coso qua? Voi... Ah, no, perché era giusto. Perché eravamo al piano di sopra. Ho capito. Allora, questo qua ce lo eliminiamo. Quindi torniamo indietro. Ma se io ho tolto questo! Vabbè, tanta cavolo. Mettiamo giù. Vogliamo dire che, per esempio, Ibana deve rompere questo schifo.
E quindi noi facciamo, ce lo mettiamo tipo qua sopra, che quelle cose a zig zag rappresentano i muri rinforzabili in teoria, ok? Innanzitutto 6 minuti e 6 minuti e 1 ci dobbiamo trattenere dentro 10 minuti, perché mannaggia i... Comunque, qua come vedete nelle situazioni qua sotto, nei questi pulsantini, potete per esempio ingrandire e dai, non vai il cretino, perché devi fare il cretino? Qua, questo sarebbe il diffuser. E dai, te vuoi mo, o no? Qua per esempio c'è la bomba, noi dobbiamo piazzare il diffuser e lo facciamo vedere ai nostri compagni. Dice, guarda, qua lo devi piazzare e non rompere le palle, ok? Per esempio, raga, per dire, per fare un esempio, eh? Quindi potete fare tutto quello che vi pare. Come vedete, questi pavimenti a zig zag sono tutti pavimenti che si possono distruggere. Quindi magari pulse. Questi per esempio entrano da qua, faccio un esempio, gli attackers entrano da qua, si trova Ash per esempio, si trova qua, che magari state proteggendo in bar o in sala da pranzo. Pulse, dovete dire che deve andare per esempio qua sotto, quindi veniamo Pulse. E dai, qua sotto che lancia il C4, ah no, non è qua, sì, è qua, lancia il C4 e fa esplodere ad Ash brutalmente. In teoria si trova qua. Cioè, in teoria si trova qua. Quindi fa esplodere Ash peggio della sua madre, va bene? Quindi sono cose veramente fighissime. Poi, una volta che voi avete salvato il vostro progetto, come fate ad esportarlo per magari farlo vedere al clan, a uno so, un amico vostro? Come si fa? O vi fate proprio lo screen come quello del cellulare, oppure semplicemente andate su questo, vedete nei gadget sopra, basta che cliccate sulla fotografia screenshot PNG. La freccetta serve per salvarlo, ma questo serve direttamente per esportarlo. Quindi magari lo volete vedere, condividete WhatsApp, Gmail, Facebook e roba varia, va bene? E niente raga, era soltanto un video brevissimo, proprio breve per farvi esplorare questa nuova applicazione, che tra l'altro è stata creata con Unity. Che per chi non lo sapesse, raga, è una piattaforma in 3D per creare applicazioni, videogiochi e roba varia. Quindi ci hanno fatto pure un bellissimo lavoro. Peccato perché comunque è una bella applicazione, ma pesa assai, raga, cioè 50 mega, sinceramente. Ma io l'ho installato giusto per farvela vedere, ma mo stesso me l'ha già cancellata, perché non esiste tenere un'applicazione da 50 mega, ma neanche WhatsApp, raga, neanche, se WhatsApp viene a pesare 50 mega, io lo elimino, va bene? È una cosa mia, punto e basta. Comunque, niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, seguitemi anche su Instagram per nuove notizie delle mie cuffie, raga, e noi ci vediamo al prossimo video!